Beer and Food Attraction 2020, ci troviamo nell'area dell'Horeca Meeting e siamo allo stand dell'acqua minerale San Benedetto. È con noi il presidente dell'azienda, il dottor Enrico Zoppas, che ringraziamo. Grazie presidente. Buongiorno, ben trovati a tutti. Siamo qui molto, molto motivati per queste giornate. Spero siano interessanti, soprattutto sullo scambio di opinioni, sulla valutazione del momento e con l'opportunità di trovare soluzioni che siano le più favorevoli per tutto il sistema. Ecco, noi parliamo di nuove soluzioni perché ormai sono alcuni mesi che si parla tanto di plastic tax e sugar tax, che ha colpito in modo significativo aziende come Acqua Minerale San Benedetto, che produce tantissimo in plastica e bevande con zuccheri. Esatto, noi siamo particolarmente colpiti da una doppia tassa. Quindi questo dal punto di vista economico sicuramente crea delle perplessità non solo a noi ma anche al mercato, alla distribuzione, soprattutto al consumatore che troverà un rincaro notevole di questi prodotti. Quindi questo avrà sicuramente un impatto. Il tema è che noi dobbiamo cercare di capire come possiamo minimizzarlo e dare anche un senso più logico a questa impostazione che oggi sembra non essere così razionale rispetto all'obiettivo di essere più vicini all'ambiente, di dare una soluzione a problemi che sono ormai certi, importantissimi, e in cui tutta l'industria e anche la nostra industria può dare un contributo molto molto forte di esperienza e anche di ricerca. E di nuovi prodotti, perché voi vi siete inventati l'acqua minerale in lattina. Sì, noi abbiamo percorso questa via anche perché ci sono delle prese di posizione in certi mercati così risolute verso la plastica che abbiamo dato anche l'opportunità di offerte diverse, anche se questo è un tema più modaiolo che di efficienza verso il sistema. Anche sull'impatto ecologico, perché la bottiglia di plastica genera meno CO2, è riciclabile al 100%, quindi ha tutti i requisiti per essere sempre una scelta opportuna per il consumatore. Io dico sempre, ma non era più semplice educare il consumatore a non gettar nel primo posto che trova la bottiglia di plastica? Sono perfettamente d'accordo, perché il tema del rispetto ambientale è un fatto culturale in primis, e in secondo, tema è quello di perseguirlo, rispettarlo, amplificarlo e rendere tutti consapevoli che viviamo in un ambiente dove ci dobbiamo stare noi, ma soprattutto i nostri figli e le generazioni future. È notizia degli ultimi giorni di una revisione da parte del governo proprio di plastic tax e sugar tax. Se ci fosse davvero questa revisione, perché si sono resi conto che forse fanno decisamente un danno alle aziende, quale potrebbe essere la soluzione ideale che accontenta tutti? Ma guardi, la soluzione è quella di dare coerenza a queste tasse, a questo indirizzo politico, che ha un risvolto economico poi per consumatori e imprese, premiando la salute da una parte, quindi non tassando sicuramente gli edulcoranti che non portano calorie e che permettono al consumatore di non andare incontro a problematiche di salute molto, molto, molto forti, e dall'altra parte la plastica deve essere incentivata, quella che è riciclabile deve essere punita quella che invece non è riciclabile. Non mi sembra giusto che tutte e due abbiano la stessa punizione. E per lo zucchero non è giusto che solo le bibite vengano tassate, perché o parliamo di un mondo ben omogeneo oppure diventa per noi veramente ci sentiamo colpiti pesantemente, ma
ma con un accanimento che sembra un po' troppo forte per il nostro settore. E noi in ogni caso a questo punto andiamo ad assaggiare, raccogliendo l'invito del presidente fatto prima dell'intervista, uno dei prodotti San Benedetto. Quale proviamo, presidente? Ma io vi consiglio di provare la nuova acqua con il collagene che sta uscendo in questi giorni. È un'acqua che va nel mondo non solo della salute ma anche del wellness, che sta riscontrando molto interesse. È un prodotto molto equilibrato, è un prodotto che noi abbiamo realizzato in razione giornaliera, quindi con dei contenuti solidi per i benefit che vogliamo dare al consumatore, quindi lo raccomandiamo con molto entusiasmo e con molta forza. E noi con altrettanto entusiasmo raccogliamo l'invito, ringraziando il presidente Enrico Zoppas per il contributo. Grazie a tutti voi dell'ascolto e divertitevi in questo mondo di esposizione, perché sono tante cose da cui possiamo trarre dei grossi insegnamenti.